Apocalypse. E siamo di nuovo online, perfetto, benissimo. Siamo alla seconda sessione, la seconda sessione della giornata. Con noi c'è Matteo Sosso, Marco Accordi Ricards, Micaela Romanini e Francoforte. E direi una sessione molto narrativa, decisamente, visto che abbiamo un game designer, uno scrittore ed editor di grande spessore e professionalità, e poi abbiamo comunque un critico e docente, nonché advisory board member del DevCom Marco Accordi, e infine Micaela Romanini, che è event director di Game Rome e fondatrice di Women in Games Italia. E direi che c'è molto da dire proprio sull'ambito specificamente della vicinanza. Abbiamo chiuso l'altra sessione dicendo che in qualche modo quello che accomuna molto, che ci sembra, almeno da quanto abbiamo detto fin qui, che accomuni molto i giochi, la narrazione e l'apocalisse, sia questo finalismo, questa ricerca del senso, questa creazione, anzi neanche la ricerca, la creazione di senso. E io partirei con Franco, partirei con Franco e gli chiederei, lui che tra l'altro ha scritto anche in tanti generi, qual è la tua percezione dell'Apocalisse nelle narrazioni che hai affrontato e nelle narrazioni anche che hai vissuto da spettatore, cioè cosa ti riporta come meccanismo narrativo, come motore di emozioni e di, appunto, di creazioni di senso ed estetica? Vabbè, allora, intanto ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito anche quest'anno in questa forma, però ce la godiamo lo stesso, dai, anche se non Ci siamo lì a proviamo. Venezia, a Bari, fare un giro. Dai, però ci dobbiamo accontentare, no? Guarda, a me viene da dire una cosa molto, molto banale, tutto sommato, rispetto a questo, cioè che alla fine. Prima le storie raccontavano dell'Apocalisse come se fosse un gioco, adesso siccome nell'Apocalisse ci siamo davvero, il gioco diventa realtà e alla fine stiamo giocando tutti all'Apocalisse, no? Cioè non è che stiamo facendo molto di diverso, stiamo giocando all'Apocalisse. Ognuno lo fa a modo suo, lo fa con i suoi strumenti, lo fa con le sue capacità, però per chi come me maneggia una materia che è quella della narrativa fantastica, comunque della science fiction, della science fantasy, insomma, in tutte le salse. Quello che stiamo vivendo, il gioco dell'apocalisse che stiamo vivendo, l'abbiamo già in realtà declinato in tutte le sue forme all'interno di narrazioni, mi viene da dire, da 3.000 anni fa a oggi. La cosa sorprendente è che non ci siamo però, a furia di queste letture, abituati al gioco dell'Apocalisse. Quando improvvisamente ci hanno tirato dentro, quando improvvisamente ci siamo trovati immersi, ci siamo trovati ad averci a che fare tutti i giorni, io mi sono reso conto che anche nei racconti, nei dialoghi, nei contatti con gli amici, con gli appassionati, con coloro che hanno sempre mangiato tutti questi argomenti a colazione come se fosse la cosa più normale del mondo, però ci siamo tutti trovati disorientati e proiettati in qualche cosa che ci è sembrato invece completamente nuovo. E quindi credo che sia questa strana distonia che sta un po' pesando su tutti coloro che erano abituati a trattare questi argomenti nelle loro storie. Oggi quello che sto percependo è che nessuno ha voglia di scrivere di questi argomenti. Cioè, nel momento in cui siamo finiti nel gioco dell'Apocalisse, parlare dell'Apocalisse non è più né originale, né interessante, né divertente, ma soprattutto non ci coinvolge perché ci stiamo cercando di tenere la distanza dall'Apocalisse. E quindi io, autore, ho difficoltà a scrivere.
è E il andata. lettore ha un'enorme difficoltà a leggerla. Cioè, io ho proprio questo riscontro, un riscontro La fresco fine. da questo punto di vista. Vi faccio un esempio, Sì. credo importante. Io ho pubblicato un romanzo di Frank Herbert, l'autore del ciclo di Dune, che tutti più o meno conoscono. Frank Herbert ha scritto un libro che si intitolava Il Morbo Bianco. Il Morbo Bianco è un romanzo dove praticamente si racconta tutto quello che sta succedendo oggi in maniera assolutamente identica, con una piccolissima differenza, che nel Morbo Bianco la pandemia è stata scatenata dal classico scienziato, in questo caso che vuole vendicarsi per l'uccisione da parte di. Ma il resto è assolutamente esattamente come sta succedendo adesso. Quel libro, che è un libro di un grande spessore, nel mondo della fantascienza è un libro importante anche da un punto di vista letterario, perché è uno dei forse meglio, in forma molto più letteraria rispetto a tanti altri. Un libro che è sempre stato celebrato. Ebbene, quando io ho acquistato, preso, tradotto, prima del primo lockdown, tanto per capirci, un bel po' di tempo prima del primo lockdown, quando è uscito sono piovute fiori critiche del tipo: ecco, adesso Turania vuole cavalcare la pandemia e quindi interessi in questa roba qua. Questa è stata la gran parte dei commenti, cioè la gente ha visto quel libro come qualche cosa che non andava bene far uscire adesso, perché in questo momento di quegli argomenti lì ne abbiamo fin sopra i capelli, perché li stiamo dicendo tutti i giorni. Voglio leggere di speranza, di nuovi mondi, di cose belle, meravigliose, no? Cioè, voglio paradossalmente un nuovo gioco, il gioco narrativo, il gioco delle narrazioni, che secondo me da tutti i punti di vista voglio entrare in un nuovo gioco che non mi racconti più di queste menate apocalittiche, perché le sto vivendo tutti i giorni. E questa è un po' l'impressione che io sto vivendo in maniera molto forte, nel contatto costante e continuo con tutti i lettori e con coloro che poi producono in realtà queste cose. Quindi, beh, niente, questa è un po' la mia definizione, quello che posso dire. Io mi sono trovato di fronte a giocare. Prima in maniera da lettore, a giocare con l'Apocalisse, a divertirmi con l'Apocalisse, a leggermi i meravigliosi romanzi. Quando ho letto Il Morbo Bianco io di Herbert, ero ragazzo, ero giovane, mi sono divertito un casino, mi sono immedesimato nei personaggi. Mamma mia, chissà che roba vivere in questa situazione. Però quando noi leggiamo, noi siamo gli eroi, no? Quando noi leggiamo una storia, non siamo mai gli sfigati che ci restano secchi, non siamo mai quelli che patiscono, siamo gli eroi, siamo quelli che alla fine tanto vinceranno, i pochi sopravvissuti noi siamo. Nel gioco vero dell'Apocalisse, quello che stiamo vivendo tutti oggi, siamo tutti in maniera abbastanza equanime gli sfigati che invece non sanno che cosa succederà domani. E se qualcuno di noi finisce in ospedale, finisce intubato, ecco allora che la cosa comincia a preoccuparci un po'. Per cui lo scarto pazzesco è questo: il gioco è entrato nella realtà, lo stiamo giocando e stiamo vivendo in tutti i momenti, in ogni istante, però tutto quello che riguarda la narrazione dell'Apocalisse in questo momento viene tenuto a distanza, viene osteggiato. Io non so dire, perché non sono un esperto, se la stessa cosa accade nel mondo dei videogame. Magari qua ci sono persone ben più qualificate di me per poterlo dire. Magari la narrazione del videogaming è diversa, non lo so, però di sicuro io percepisco questo, che oggi c'è uno scarto fortissimo tra chi l'Apocalisse, visto che la sta suo malgrado giocando, non la vuole più trattare in altre forme di comunicazione, che non siano quelle dei telegiornali, che sono già comunque parecchio pesanti e fastidiose, perché vi assicuro che anche da questo punto di vista riceviamo continuamente indicazioni in questo senso. Per cui basta, non so, più di questo non saprei dire. Mi piacerebbe invece capire nel mondo del videogaming che succede. Ah, guarda, in realtà prima Fabrizia, nell'introduzione, Fabrizia Malgeri ci ha sottolineato come dei dati dicessero che
anche nel caso dei videogames ci sia stata una certa, poi adesso chiederò specificamente a Marco che ha uno spettro di conoscenza storica, tra l'altro ha pubblicato di recente un saggio sulla, una nuova edizione di un saggio sulla storia dei videogiochi, quindi ha davvero fatto un'analisi complessiva del fenomeno videogames in ambito storico. E ci potrà dare degli insight interessanti su questo, sotto questo punto di vista. Ma la tendenza che ci diceva Fabrizia è che è stato privilegiato l'escapismo e che i videogames apocalittici, post-apocalittici, ambientazioni di questo genere siano state vissute con molta meno intensità, interesse e nei numeri si siano fatti dei giochi molto più soft, che addirittura paradossalmente replicano delle dinamiche anche di routine della vita in qualche modo, cioè si va al Certo, più contrario. tranquillizzante, Sì, tranquillizzante. molto tutto questo su quanto siamo fragili come umanità, chissà, forse anche non ci meritiamo un'apocalisse totale, perché l'apocalisse totale è quasi superomistica, tra virgolette, per essere affrontata con dignità estetica, evidentemente nella realtà, e quindi ci Ma no, ma tanto rifugiamo. c'è Fabio, mi viene da dire perché cioè, noi siamo abituati nel gioco ad avere il controllo. Qua non ce l'abbiamo, questa è la faccenda, qua non ce Sì, l'abbiamo il anzi, controllo. inventiamo il Qua siamo gioco per tutti. inventare un controllo che E non quindi, abbiamo. capisci? Quindi la realtà supera la fantasia, supera qualsiasi altra cosa in maniera però preoccupante perché non abbiamo il controllo, questa è la differenza. Quindi quando entriamo nel mondo magari diverso da quello reale dovremmo avere il controllo. Sì, Immedesimandoci sicuramente. in personaggi che possono fare un viaggio dell'eroe o immedesimandoci in giochi che ci consentano di avere il controllo vero. Però Certo. mi sembra davvero sarebbe assurdo che qualcuno avesse gran voglia di entrare in un gioco apocalittico per avere il controllo quando poi guarda fuori dalla finestra e capisce che il mondo vero è un po' diverso. Avere un controllo è una spiegazione anche, perché in qualche modo la finalità narrativa crea appunto il senso che dicevamo prima, alla fin fine anche in un videogame in cui, come l'Umbrella ha creato un virus in laboratorio per fare qualcosa di malvagio, comunque hai il pieno senso della cosa. L'evento invece naturale, o comunque l'evento complesso di difficile comprensione, ci sfugge, non abbiamo gli strumenti. Cioè, paradossalmente, se anche, metto 10.000 virgolette, se anche questo virus fosse stato creato in laboratorio o avesse una origine in laboratorio, che è stato al momento completamente escluso da tanti scienziati, eccetera. Ma se anche lo avessi nel mondo reale così complesso, non sarebbe così facile come in un videogioco saperlo. Sarebbe estremamente complesso, ci sarebbero talmente tante trame. Ci rendiamo conto di come la nostra capacità di accedere alle informazioni nell'era della post-verità in cui viviamo, di fatto, ci renda impossibile a tutti quanti. Non a tutti quanti, ma a una buonissima parte delle persone che calcano questa terra di davvero discernere il vero dal falso, che è una delle grandissime Una problematiche. cosa che diceva Franco, se posso Certo. intervenire un secondo, penso a un aspetto proprio della teoria delle narrazioni che mi riguarda da vicino. Ci sono due momenti, due fasi dell'apocalisse, il momento narrative, il momento in cui l'apocalisse è imminente, cioè è vicina ma non è ancora accaduta, e il momento in cui l'apocalisse è immanente. Credo che appunto Franco anche a questo facesse riferimento. Noi appunto viviamo in qualche maniera un tempo della crisi. La crisi non è vicina, non sta per arrivare, ma la stiamo vivendo. In effetti, se ci pensiamo come paradigmi politici o biopolitici del governo, sempre di più si utilizza questo concetto proprio della crisi per governare. C'è stata la crisi economica, qui è seguita una crisi terroristica, oggi viviamo una crisi pandemica, appunto. Quindi il modello dell'apocalisse immanente, anche come modello geopolitico, in Sì. qualche modo è di grande attualità ed è qualcosa di diverso dalla crisi imminente, che ormai sembra che ci siamo lasciati alle spalle, ormai siamo appunto nel momento della crisi, dell'apocalisse, appunto, Ed è il ed è. motivo, sì, per cui esistono delle teorie per cui le guerre non scoppiano più e siamo in uno stato praticamente di guerra non dichiarata perenne in qualche modo nei confronti di nemici più o meno invisibili. Marco e Micaela, dal Vigamus, voi potete sicuramente inquadrare la cosa che mi interessa moltissimo, ovvero
dal Vigamus, museo d'eccellenza del videogioco, uno fra i primi in Europa, è il primo e unico in Italia, credo, quindi assolutamente, giustamente a Roma, Caput Mundi, speriamo di nuovo, appunto, per fare poi da lì partire l'Apocalisse come si deve, da Roma mi sembra un punto ottimo. Qual è la vostra visione, appunto, storica del rapporto dei videogame con l'apocalisse, cioè videogames apocalittici? Che visione dall'alto della storia dei videogames voi avete di questi due grandi fenomeni? Posso inizio io, innanzitutto ringrazio anch'io doverosamente Fabio e Roberto e tutti gli altri organizzatori di questa bellissima terza edizione del convegno per averci coinvolto. Il tema è molto suggestivo. Tra l'altro devo premettere una cosa, che questa apocalisse immanente purtroppo tiene anche chiuso il Vigamus, visto che è stato citato. Noi qui in questo momento trasmettiamo da Vigamus Academy, dall'altra sede di Fondazione Vigamus, dove abbiamo la parte accademica. Però ecco, è triste constatare che dopo aver tenuto chiuso il museo per più di 2 mesi prima dell'estate, ora siamo di nuovo chiusi, perché pur capendo ovviamente tutte le necessità, qui non è un voler aprire o comunicare le ragioni del governo, e in generale constatare la tristezza di vedere i pochi deputati alla cultura chiusi e non poter tenere aperto i musei. Il nostro è l'ultimo dei musei per importanza, ovviamente a livello mondiale il videogioco è una cosa recente, non può avere l'ardire di mettersi a fianco degli altri, però dal nostro piccolissimo mi dispiace, cioè devo dire la verità, mi dispiace anche perché non c'è una prospettiva di nulla, non sappiamo quando si potrà ripartire, abbiamo fatto cominciare tutta una serie di attività che sono state interrotte questa è una dimensione molto pratica e molto dolorosa di questa potenza che stiamo vivendo. Quindi scusate il piccolo cappello, ma mi sembrava doveroso visto che era stato ricordato il Museo del Videogioco. Per quanto riguarda invece il tema in questione, io come sempre, questo è un po' il mio ruolo abituale in tutti i convegni, sarò diciamo da buon giornalista della specializzata che rivendica con orgoglio il mio ruolo, molto pratico e invece molto attaccato al nostro settore dei videogiochi, che è quello che mi appassiona e mi vede coinvolto da 20 anni. Poi il tempo passa velocemente, ho festeggiato i 20 anni di professionista di questo settore da proprio quest'anno, e la cosa insomma, mi ha colpito perché ti guardi indietro, ci sentiamo tutti dei ragazzini, però ecco, non lo siamo affatto, direi. Quindi il tema, dicevo, è interessante perché io, Fabio, ho fatto un ragionamento. Allora, questa è la terza edizione del tuo convegno e i temi sono stati l'educazione, il capitalismo e l'apocalisse. Ora, io vedo un fil rouge che collega questi argomenti. Cioè, mi spiego, noi siamo partiti dicendo che il videogioco ambisce ad essere considerato alta cultura che può affacciarsi con dignità su questo palcoscenico e quindi abbiamo fatto un discorso sull'educazione, cioè sul videogioco e l'educazione, perché questi messaggi, che io credo che tutto sommato non sono nuovi per noi, perché rappresentano la grande battaglia di molti dei presenti in questo momento e in altri momenti, dei nostri colleghi anche che non sono presenti qui, ci ha visto sempre ben consapevoli del valore culturale e artistico che le opere interattive hanno. Però il discorso dell'educazione è importante perché questa è una battaglia di legittimazione. Io per rendere onore alla grandissima, diciamo, carriera e le passioni di Franco, voglio dire che noi abbiamo il ruolo che avevano le fondazioni nell'universo di Isaac. Nostra attività a ridurre il periodo di anarchia al crollo dell'impero galattico, facendo accettare il videogioco per quel che davvero è in un tempo più breve. Cioè, nel senso, accadrà naturalmente, solo che siccome probabilmente dobbiamo morire perché accada bene,
Io, diciamo, se posso fare qualche cosa per trovare un'altra alternativa, sono più contento, tutto sommato, e quindi mi batto per questo. Allora, abbiamo fatto quindi questo discorso sull'educazione e ci siamo scontrati sul discorso che il sistema, anche qui non voglio essere il sovversivo bolscevico che a volte sono accusato di essere, però ci siamo accorti l'anno scorso che il sistema del capitalismo globale, che è, insomma, è proprio la quintessenza del videogioco, perché se c'è un prodotto culturale globale, per definizione è il videogioco. Il videogioco praticamente non ha quasi una dimensione locale, quindi è il massimo esponente del capitalismo globalistico. Insomma, ci siamo accorti, secondo me, che a volte questo può essere un ostacolo, cioè che l'industria che esplode dei videogiochi tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 con l'Atari di Nolan Bushnell, che supera la grande crisi dell'83 e quindi tutto il discorso di ET e del dramma che ha vissuto in America questa industria, che rinasce con Nintendo e cresce a livelli esponenziali e continua a farlo, tant'è che, voglio dire, è cresciuta addirittura, dovremmo addirittura dire grazie, non nonostante il Covid, che è triste, ma è vero al tempo stesso. Dico, insomma, questa industria cresce, ma si è normalizzata tantissimo. E la normalizzazione non è stata una cosa bella nel mondo dei videogiochi, perché si è un po' persa quella dimensione di lucida follia e ardore pionieristico che rendeva l'industria dei videogiochi un qualcosa. Unico nel, cioè, quel, se vogliamo, quegli eccessi, quelle follie, quell'infantilismo anche di un'industria che però si alimentava di questo, perché era l'industria del videogioco, quindi una nuova forma incontrollata di potere. Tant'è che l'anno scorso eravamo lì in Puglia a discutere del fortissimo simbolismo degli sviluppatori di che esista, più capitalistico che esista anche, diciamolo, salgono sul palco e tra i ringraziamenti ringraziano Marx ed Engels. Cioè, ma che cosa meravigliosa! E questo è un momento incredibile nella storia dei videogiochi, secondo me. Siamo a livello veramente delle, non lo so, delle Pantere Nere alle Olimpiadi. Cioè, sono quei momenti incredibili che definiscono il nostro settore. A tutti gli effetti, quel giorno entra nei libri di storia, secondo me. Allora, quest'anno che cosa succede? Quest'anno il tema giustissimo, Fabio, ti faccio i complimenti perché quale tema migliore dell'Apocalisse quest'anno? Giustamente per quello che abbiamo detto e per quello che stiamo vivendo. Il tema dell'Apocalisse viene come cioè proprio veramente siamo quasi a tesi, antitesi e sintesi. E quindi il discorso qual è? Che l'Apocalisse arriva anche nel settore dei videogiochi. E questo è il punto del mio discorso, diciamo, breve ma spero intenso di oggi. Cioè, vi dico questo con una piccola, diciamo, anticipazione anche giornalistica che viene necessaria per il mio discorso. Cioè, io credo che questo che stiamo vivendo, cioè la pandemia che stiamo vivendo, non sono l'unico, l'ho letto su tanti, l'ho sentito da vari commentatori importanti, l'ho letto su vari giornali, potrebbe segnare la fine di un periodo storico di 30 anni di globalismo. Cioè, ora non si sa se è davvero così, quanto lo è, quanto non lo è, però certamente può essere una battuta d'arresto. Allora, ora che siamo a fine anno, che ci sono stati di nuovo i Game Awards di quest'anno, e che tutte le varie testate hanno il loro momento in cui danno i premi, danno gli Oscar annuali. Allora, proprio 2 giorni fa, quindi non ieri notte, ma l'altro ieri notte, io mi trovo in collegamento con più di 20 persone della nostra redazione di Games Village per decidere i premi. E dalla discussione, ora credo che oggi stesso pubblicheremo i risultati, però lo voglio anticipare, non importa se è uno spoiler, perché credo che sia una questione di culturale. Dalla discussione emerge qualcosa di molto interessante, cioè tra i candidati almeno in pectore a prendere lo scettro quest'anno avevamo Cyberpunk,
sulla carta almeno, no? Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, che tra l'altro è edizione videogame attesissima di un gioco di ruolo molto popolare che si chiama Cyberpunk 2020. E poi sicuramente l'altro titolo esageratamente protagonista che ha vinto anche i Game Awards è The Last of Us, tra l'altro un titolo post-apocalittico, ma questa è una cosa incidentale. Ora, entrambi sono andati incontro a delle situazioni diverse ma altrettanto catastrofiche, perché Cyberpunk è uscito devastato da problemi tecnici e da bug. È stato massacrato, ci sono stati rimborsi, sono crollate del 40% le azioni del colosso polacco di videogiochi che ha sviluppato The Witcher, ed è successo dire di Dio. Adesso ci sono patch, ci sono interventi degli sviluppatori, vedremo come finirà questa storia, ma sicuramente è un gioco che non è candidabile per ovvie ragioni quest'anno, nonostante la grande potenzialità, la grande profondità, certamente non è il gioco dell'anno, casomai si è trovato ad essere un po' lo scandalo dell'anno, anche immeritatamente per certi versi, ma meritatamente per altri. The Last of Us, pure lo ricordiamo, insomma, chi è più addetto ai lavori, è uscito tra polemiche e contropolemiche, per la scelta molto forte degli sviluppatori, innanzitutto far morire uno dei protagonisti, mettere come nuova coprotagonista la persona che lo ha ucciso, e poi tutte le polemiche che hanno visto, insomma, i movimenti dell'alt-right, della destra americana, schierarsi contro per ovviamente motivi stupidi, però polemiche contro polemiche, per cui c'è stato un mega flame che ha inondato di voti molto bassi sulle piattaforme come Metacritic il gioco. Quindi avevamo la critica da un lato che metteva dei voti altissimi, e all'inizio avevamo una media voti del 3, del 4, qualcosa di ridicolo, insomma, polemiche pazzesche, e tanta parte dei giocatori comunque in qualche modo insoddisfatti o delusi. Allora, di fronte a tutto questo, a me è venuto un ragionamento che ci ha portato a una scelta anche abbastanza in controtendenza, che adesso vi dico, che in fondo quest'anno ha dimostrato che la crisi del modello, diciamo, capitalistico globalista, l'abbiamo vista in qualche modo anche nel videogame, perché proprio questo è l'anno dove tutte le grandissime, enormi produzioni mainstream hanno cominciato a scricchiolare, hanno avuto, vuoi in un modo vuoi in un altro, dei problemi e delle peculiarità, tant'è che noi alla fine i premi più importanti, quindi il miglior studio, il miglior indie, ma anche il Game of the Year in assoluto, lo abbiamo dato, come ora pubblicheremo, a Hades, degli sviluppatori di Transistor, che è un videogioco proprio dichiaratamente, insomma, sono un'azienda che ormai è cresciuta, però è un videogioco indipendente, è dichiaratamente inclusivo, è dichiaratamente aperto al tema della diversity, ed è inoltre un gioco dichiaratamente sviluppato negando tutte le regole di produzione tipiche dei grandi studi, quindi dove c'è il crunch time, cioè i super straordinari che frantumano, diciamo, un po', cioè quasi il fordismo del videogioco, l'alienazione dello sviluppatore. Quindi tutto questo è stato negato, sono stati garantiti dei ritmi completamente diversi, dei ritmi umani, e sostanzialmente si è creato un ecosistema di sviluppo che mi sembra aver dato delle risposte molto migliori, quindi facendo anche vedere in questo scenario apocalittico uno spiraglio di luce che io trovo estremamente interessante, e mi sembra veramente raccogliere idealmente, anche se in modo completamente diverso, quello stesso messaggio che ci aveva portato l'anno scorso Disco Elysium. Quindi cosa sta succedendo? C'è veramente questo momento di apocalissi virtuale e reale che si fondono insieme, può essere una catastrofe che porta a un radicale cambiamento, e questo cambiamento di paradigma, io da inguaribile ottimista quale sono, perché io, signori, sono, se c'è qualcosa credo che mi caratterizza è l'ottimismo. Io, scusate se porto un tema lugubre, ma feci un discorso di grande ottimismo fortemente sentito in chiesa durante il funerale di mia figlia. Io ho perso nel 2007 una bambina che aveva quasi 4 anni, e quando sono stato chiamato a un ricordo
Io ho fatto un discorso di ottimismo su quello che questa persona ci aveva insegnato, sul messaggio che ci aveva lasciato e sul motivo di essere contenti, di vivere la vita, di cercare sfide e cercare di essere felici per onorare le persone che ci lasciano. Quindi, da grande ottimista quale sono, io dico, ora noi stringiamoci insieme in una sorta di titanismo leopardiano, aiutati anche dai videogiochi, perché i videogiochi ci aiutano. Lo stesso OMS durante la pandemia ha detto bravi ai videogiochi, perché erano una forma di socializzazione sicura, quindi di non distanziamento sociale, cioè di vicinanza sociale unita al distanziamento semmai fisico. Quindi teniamoceli stretti, però approfittiamo anche dell'effetto shock che abbiamo avuto per capire che certi modelli forse devono essere in parte ripensati se vogliamo veramente fare un upgrade e, come si dice nei videogiochi, salire di livello. E forse in questo modo, ricollegandomi nella chiusura a quello che aveva detto Franco, che mi ha colpito, in questo modo riuscire a ricollegare il controller, il pad, e quindi riprendere il controllo delle nostre vite e di quello che sta succedendo. Certo, sì, indubbiamente, questo è una questione centrale sulle grandi opportunità che ci dà il gioco, adesso in particolare il videogioco, di affrontare la crisi, un momento di crisi. E chiuderei la nostra seconda sessione con Matteo, che si sta occupando dal lato sviluppo di un videogame indubbiamente post-apocalittico, ovvero City Venture. Ma è ancora segreto, quindi possiamo parlarne solo fra noi. No, scherzo. In City 20 voi tra l'altro state sperimentando una delle cose che aveva citato Piero Molino, una degli elementi di intelligenza artificiale che ci porteranno tutti quanti alla fine del mondo, ovviamente, e cioè una delle strutture narrative non troppo chiuse, diciamo così, per utilizzare un eufemismo. In realtà state cercando di fare una sperimentazione piuttosto complessa su questo argomento. Cosa c'è all'interno di City 20? Poi ce lo racconti un attimo che cosa avete in mente nello sviluppo. Ed è molto interessante come si sviluppa all'interno di una società indipendente genovese, italiana, un progetto così ambizioso. Quali elementi, secondo te, di quella che tu percepisci e conosci come elementi classici dell'apocalisse sono presenti all'interno di City 20? Cioè, tu come game designer sai di aver fatto un'ambientazione post-apocalittica. Quali sono stati gli elementi che tu hai sentito fondamentali da inserire per poter dare questa sensazione post-apocalittica all'interno del videogame che state sviluppando? Cioè, gli elementi interessanti, appunto, estetici, ma anche di contenuto interattivo, che per poter dare questo elemento, e il finalismo anche del videogame, qual è? Qual è il punto finale, il creatore di senso all'interno di questo videogame? Allora, è una bella domanda articolata. Anzitutto mi unisco anch'io ai ringraziamenti, con l'amico Fabio, che ormai conosciamo da tantissimo tempo. Anch'io mi rendo conto di essere ormai anziano da quando mi ricordo da quanto tempo conosco Fabio, quindi dico, cacchio, ma eravamo giovani, ora non lo siamo più. Piano, questo è quello che stiamo dicendo, ho capito. Esatto, quindi sarebbe di andare in pensione, ma purtroppo non ci è negato. E al di là di questo, riguardo a quello che noi stiamo sviluppando, volevo fare prima un brevissimo cappello sul fatto che ovviamente io ora parlo da puro designer, quindi metto un po' da parte quelle che sono le mie idee personali o le mie passioni, ma l'apocalisse in generale offre al videogioco una serie di spunti interessantissimi. Infatti ci sono un sacco di videogiochi ambientati soprattutto nel post-apocalittico, perché diciamo che è tendenzialmente quello che succede, e avere queste situazioni che offrono proprio da un punto di vista di gameplay e di ambientazione degli spunti che sono interessantissimi per
per il giocatore, quindi un sacco di problem solving. Come noi sappiamo, il videogioco inteso nella sua forma, il gioco in realtà, ma anche il videogioco inteso nella sua forma più essenziale, è fondamentalmente un continuo problem solving. Quindi siamo noi che siamo stimolati dal designer o dall'IA o da chi sarà continuare a risolvere dei problemi, e quali situazioni migliori di un mondo in rovina, quindi con un sacco di problemi da risolvere, ci dà appunto questa possibilità di sviluppare. Per quanto riguarda specificatamente quello che stiamo provando a fare noi, e ringrazio Piero che penso ci stesse, che penso ci stia sentendo, io prima l'ho visto comparire in un riquadrino, quindi anche per colpa sua in realtà ci è venuta in mente questa follia di vedere se esiste un modo per cercare di creare un ambiente che possa in qualche modo adattarsi alle scelte del giocatore. E questa è un'idea nostra personale, come gruppo, ed è un ambito di ricerca che io sto svolgendo da un po' di tempo, nel senso che continuo a reputare, come dicevamo già nelle scorse edizioni di questo congresso, il videogioco ancora nella sua fase 1.0 o 1.5, cioè io credo che il vero videogame, la vera narrazione interattiva sarà quando noi saremo in grado di staccarci dalla narrazione lineare, che è tipica del libro, del film, e secondo me in alcuni casi viene anche meglio al libro e al film, perché avendo una sola storia da raccontare, io posso scegliere di raccontare esattamente quello che voglio, senza permettere al giocatore di rompere il mio racconto con dei comportamenti assolutamente stupidi o fuori luogo. Il giorno in cui saremo tecnologicamente in grado, e secondo me ci stiamo avvicinando a piccoli passi, ed è un tentativo di quello che stiamo facendo noi, ad una narrazione che possa essere veramente, se non creata, ma modificarsi in base alle azioni, in base agli atteggiamenti del giocatore, allora secondo me potremmo parlare veramente di interazione, laddove le mie interazioni creano il famoso effetto farfalla, per cui vanno a modificare, laddove in maniera più visibile, laddove in maniera meno visibile, il mondo nel quale io mi sto muovendo. Ovviamente, diciamo forse anche in maniera banale e semplicistica, la prima cosa che ci è venuta in mente quando abbiamo detto facciamo questo esperimento era di catapultare il giocatore dove? In un mondo post-apocalittico, perché laddove vi è una società che funziona e un ambiente in equilibrio quantomeno stabile, vi sono pochi problemi da risolvere e quindi non è divertente. Al di là del fatto che sto giocando in questi giorni a Stardew Valley, che è un gioco bellissimo dove in realtà tutto è in equilibrio, perché devi fare il contadino e coltivare le tue carote, le tue patate in assoluta felicità, anche quello può essere divertente, ma forse per i motivi di cui diceva prima Franco, perché siamo talmente abituati adesso a vivere di mascherine, di paure, anche giustamente di precauzioni, allora nel momento in cui riesco a zappare la mia terra tranquillo mi sento felice. Però laddove io voglio creare un'urgenza al giocatore per far sì che crei la sua storia e quindi prosegua nella sua narrazione personale, devo, almeno quello che abbiamo pensato noi, creare un ambiente almeno che abbia che sia ostico per il giocatore e che gli permetta di agire sbilanciando questi equilibri. Quindi sicuramente, per rispondere in brevità a Fabio, gli elementi che servono a un designer, perlomeno proprio di base, che sono utili nelle apocalissi, e io qua, ricollegandomi a quello che diceva Roberto, di solito i videogiochi si, almeno a memoria, poi mi può correggere Marco, che ha sicuramente una conoscenza storica migliore della mia, o quantomeno una memoria migliore, perché la mia ormai è finita. I videogiochi tendono a svilupparsi più che altro nel post-apocalittico, cioè io non mi ricordo
videogame con apocalissi imminenti, tranne forse Mass Effect, che lo girava l'arrivo dei razziatori, che poteva essere un'apocalisse imminente. Sicuramente non mi ricordo, anche qua a memoria, videogiochi che si sviluppano durante un'apocalisse, quindi di solito ci fanno vivere o il momento della creazione, però tendenzialmente anche un Resident Evil, dove ovviamente non c'è un'apocalisse, anche i primi, dove non c'è un'apocalisse mondiale, ma il luogo in cui tu lo vivi è un luogo dove il casino è già scoppiato, cioè non è che arrivo lì mentre succede o prima. E quindi diciamo che sicuramente l'elemento principale che aiuta in questo caso il game designer è la questione che tu hai un sacco di cose da fare e un sacco di problemi da risolvere in un luogo e in un ambiente dove è successa un'apocalisse. Quindi, è molto interessante. È molto interessante effettivamente, perché in realtà mette in luce mi è venuto in mente proprio adesso, rispetto al discorso narrativo e al discorso di game design, che la grande dicotomia in realtà di cui stiamo parlando fra immaginazione e realtà dell'apocalisse, in particolare se parliamo di un'apocalisse pestilenziale, è che l'apocalisse reale ci blocca, ci mette in lockdown o ci fa stare comunque, come anche nel Decamerone, ci fa andare da qualche parte chiusi, mentre l'apocalisse è quella, diciamo, narrativa, è un enorme motore narrativo, cioè è al contrario un movimento, quindi nella realtà è assolutamente la morte, stasi. Dall'altro lato invece, paradossalmente, è la vita della narrazione. Micaela, perdonami se prima non ti ho subito ricollegato a Marco. L'apocalisse e le donne fra realtà e videogioco, come sono passata quest'anno dal tuo specifico e privilegiato punto di vista, potendo vedere, perché ne abbiamo sentite tante sul lavoro femminile che nel lockdown è stato drammaticamente, ovviamente, penalizzato. E dallo specifico punto di vista invece dell'ambito videoludico, delle donne nei videogiochi, l'apocalisse e tutti questi elementi qua, tu come l'hai inquadrata, come l'hai vissuta e come l'hai potuta vedere? Sì, grazie. Anch'io colgo l'occasione per ringraziare ancora per l'invito. È sempre un piacere partecipare a questa bellissima manifestazione e parlare di cultura e di cultura nell'ambito del videogioco. Io ho, negli scorsi mesi, ho anche seguito moltissimo la situazione legata appunto al coronavirus e al mondo dei videogiochi in generale. E in effetti sono d'accordo anche con Marco nel dire che appunto l'industria del videogioco, stranamente rispetto a tanti altri settori che purtroppo appunto sono stati davvero impattati a livello molto forte dalla pandemia, il mondo dei videogiochi invece non ha subito una grandissima crisi, e anzi le vendite di moltissimi titoli sono triplicate. Ci sono degli studi che mostrano che ad esempio nel trimestre che va da marzo a maggio si è raddoppiato il fatturato del gaming sia in America che in paesi europei come l'Italia, la Francia, la Germania rispetto appunto all'anno precedente. Quindi il coronavirus ha fatto conoscere, diciamo, ancora di più il videogioco anche a tantissime persone che solitamente non giocano. Per quanto riguarda il tema delle donne, della rappresentazione anche della figura femminile nel videogioco, è stato un anno davvero particolare, perché questa tematica è sempre più attuale. Abbiamo visto che ad esempio allo scorso E3 il 70% dei videogiochi che sono stati appunto presentati da Sony, Microsoft e Nintendo avevano un personaggio femminile come protagonista, quindi si sente davvero un cambiamento molto forte. Vediamo sempre maggiore anche di persone con orientamenti sessuali diversi, di minoranze anche etniche all'interno del mondo del videogioco, e quindi vediamo che il videogioco sta accogliendo tantissimo questa necessità di cambiamento.
E anche collegandoci di nuovo al tema della pandemia, se pensiamo anche alla situazione del cambiamento climatico, all'agenda 2030, quindi a tutta la promozione di uno stile di vita che debba essere appunto più ecosostenibile, più attento all'ambiente e ancora anche alle minoranze, all'inclusione, vediamo come il videogioco sia stato utilizzato come una piattaforma preferenziale anche per condividere questi messaggi. Quindi l'anno passato è stato sicuramente un anno molto difficile, ma nel settore del videogioco ha portato davvero, anche secondo me, un forte evento di cambiamento che per il futuro, diciamo, lascia anche intravedere una strada abbastanza rosea, secondo me. Quindi, insomma, appunto il videogame ha contribuito a rendere meno pesante gli eventi reali che ci hanno travolto. Benissimo, e abbiamo cominciato ad accumulare ritardi e quindi adesso anche con voi avrei continuato volentieri per ore e ore. Chiudiamo la seconda sessione, ci abbiamo la pausa. Bisogna anche mangiare. Vi penserò durante il pranzo, vi penserò e brinderò a voi, andremo a mangiare qui vicino e sarei andato molto volentieri con voi a cena, ovviamente, questa sera. E anche lì vi penso intensamente. E ci rivediamo alle 3, orario perfetto, anche numerologicamente. E grazie per questa sessione, la vostra partecipazione e ci risentiamo a brevissimo con tutti quanti per continuare i nostri percorsi insieme. Grazie. Ciao.